l'azione sta per essere effettuata, non è sopravvenuta e non è stata accertata, successivamente alle operazioni relative alla presentazione delle candidature, alcuna condizione di incandidabilità, ai sensi degli articoli 10, 12, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, numero 235. Compiute quindi le suddette operazioni in conformità ai risultati accertati, alle ore 10 e 11 del giorno 3 giugno 2023, tenendo presente la disposizione secondo la quale sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco non risultati eletti, collegati con ciascuna lista o con ciascun gruppo di liste che abbia ottenuto almeno un seggio, considerati anche il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista, nonché la graduatoria dei candidati alla carica di consigliere comunale di ciascuna lista. Proclamo eletti consiglieri del Comune di Forio, salve le definitive decisioni del Consiglio Comunale, ai termini dell'articolo 41,1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, per la lista numero 1, avente il contrassegno Progresso per Forio, alla quale spettano seggi numero 2, i signori Gaetano Savio, detto Nino, e Alessandro Morgera, detto Sandro. Per la lista numero 2, avente il contrassegno Noi per Forio, alla quale spettano seggi numero 2, i signori Giovanni Mattera, detto Gianni, e Luigi Patalano, detto Gino. Per la lista numero 3, avente il contrassegno Passione Forio, alla quale spettano seggi numero 2, i signori Angela Albano e Salvatore Serpico. Per la lista numero 5, avente il contrassegno Insieme per Forio, alla quale spettano seggi numero 2, i signori Leonardo D'Abbundo, detto Dino, e Jessica Maria Lavista, detta Jessica. Per la lista numero 6, avente il contrassegno Forio nel cuore, alla quale spettano seggi numero 1, il signor Francesco Trofa, detto Franchino. Per la lista numero 7, avente il contrassegno Forio Democratica, alla quale spettano seggi numero 2, i signori Nicola Monti e Davide Laezza, detto David. Per la lista numero 8, avente il contrassegno Onda Nuova, alla quale spettano seggi numero 1, il signor Antonio Spataro, detto Siciliano. Per quanto riguarda invece le liste collegate con i candidati alla carica di sindaco non risultati eletti, per il gruppo di liste comprendenti quindi i seguenti contrassegni: Amore per Forio, Patto per Forio, Uniti si può, il signor Pasquale Capuano, candidato alla carica di sindaco non risultato eletto, che per la lista numero 9, avente il contrassegno Amore per Forio, alla quale spetta un seggio, il signor Domenico Loffredo, detto Lino. Per la lista numero 10, avente il contrassegno Patto per Forio, alla quale spetta un seggio, il signor Francesco Del Deo. Per la lista numero 12, Forio e Tua, il signor Vito Diacono. È tutto.